Benvenuta nel mio angolo della moda. Anche per me è un grande piacere e ci hai conosciuti tramite i social, vero? Ok. E spiegami un po' che cosa volevi fare oggi. Perfetto. E allora? Direi che sei nel posto giusto, come avrai visto dal nostro profilo. Noi siamo una realtà qua presente nel territorio molto particolare. Innanzitutto il mio è un negozio super super rilassante, dove tutte voi potrete trovare un attimo di pace, tranquillità, per staccare dalla classica routine un po' movimentata. E come avrai visto, il nostro servizio comprende la consulenza personalizzata, ovviamente su richiesta del cliente, quindi per andare un po' a ascoltare quelle che sono le vostre esigenze e quello che appunto vi serve al momento. Tu mi hai già scritto che cercavi qualcosina di elegante, non troppo, ma che facesse comunque la sua figura. Ok, quindi adesso ti guarderò un po', anche la tua forma e quelli che sono, ascolterò quelli che sono i tuoi gusti. Ok, perfetto. Allora arrivo subito. Allora, sempre alla mano il nostro metro, perché il primo step è prendere le misure principali, ok? Perfetto. Allora adesso mettiti dritta, rilassata, quindi i muscoli non tesi ma morbidi, ok? Allora andiamo a vedere prima di tutto le spalle, ok? Il seno. Ok, la vita. Ok, e i fianchi. Molto bene, quindi tu sei più o meno una 42-44, a metà. Ok, quindi dipende un po' dalla visibilità dei nostri capi. Lo sai che ogni brand ha una vestibilità leggermente diversa, per quanto le misure base siano più o meno le stesse. Okay. Allora, ma adesso che abbiamo queste informazioni base principali, dimmi un po' per che occasione speciale. Bene, penso di avere alcuni capi interessanti. Partiamo. Ok. Allora, cominciamo con il botto. Allora, è un abito completamente ricoperto. Sia sul davanti
anche sul retro. Uno scollo incrociato e ha una lunghezza sopra il ginocchio. Perché ti dicevo sobrio? Perché comunque le paillette sono color champagne, un light gold, non è niente di forte, non è un oro o un argento molto saturato, ma è un colore davvero, davvero soft. È molto morbido e confortevole, nonostante il tessuto sia comunque appunto di paillette, ma sono paillette micro. Non danno per niente fastidio. E ha le bretelline regolabili ed elastiche in modo che non diano fastidio, ma sia appunto molto comodo anche per tutta la giornata e sicuramente con un po' di abbronzatura. E che si possono sdrammatizzare e portare anche per un aperitivo con una t-shirt bianca sotto, delle sneakers e cambia totalmente. Proseguiamo con un altro atto, questa volta totalmente diverso, quindi siamo partiti da un abito in micro paillette, molto appariscente, un po' vivace, e passiamo ad un abito super romantico, pizzo. Pizzo molto morbidissimo, con questo taglio che segna il nostro corpetto e quindi va a definire la zona del busto e del décolleté con questo scollo rotondo e queste morbide spalle. Questo è un po' più lungo perché ha una lunghezza midi, va ad essere molto ampio sul fondo a metà polpaccio, poi dipende dall'altezza ovviamente, però a te dovrebbe arrivare. Questo è molto bello, anche questo. Devi sapere che ogni abito può essere portato in diversi modi, ok? Se qui gli andiamo a mettere un sandalo o una décolleté, avrà sicuramente un aspetto più formale, mentre con una ballerina o una Converse o una sneakers in generale potrà acquistare sicuramente un aspetto soft, quindi più casual, adatto veramente particolare, te lo prendo. Allora, questa che ti propongo adesso è davvero particolare.
senso molto, molto ampio. La parte sopra ricorda proprio un pantalone, però arriverà ovviamente sopra il seno. La particolarità è questo elastico foderato di bianco. Ha il corpetto che va a stringere, quindi a segnare un po' la zona del busto per poi allargarsi e andare a crescere con questi pantaloni a palazzo con una piega stirata al centro. Vedi qua anche proprio la patta come fossero meravigliosa è il fatto che ci molto molto comode dietro si chiude tramite una zip invisibile in modo che rimanga molto molto elegante. Davvero questa fa un figurone addosso. Il tessuto è molto sostenuto, quindi cade con rigorosità, ma allo stesso tempo è morbido per non segnare o dare fastidio. Dovresti davvero tenerne conto per la tua occasione saresti molto originale. Il pantalone nella sua intera larghezza. Davvero bella, bella. Ok, adesso voglio proporti un'altra soluzione. Visto che mi hai parlato di un top che hai sul panna molto carino e che ti piacerebbe usare, ho pensato di proporti degli abbinamenti. Partendo quindi dalla parte inferiore, no? Del botto. Se ti interessa provare qualcosa di diverso, che non siano vestiti o tuta, proviamo ad abbinare un due pezzi. Quindi potresti pensare di abbinare al tuo top ed ampia in questo satin lucido con questo spacco molto alto ma discreto perché essendo una gonna a portafoglio rimane comunque questo vedo non vedo in base alla camminata e questa è una gonna molto ampiezza e super leggerezza. Molto bella, vero? Guarda, questa ce l'ho anch'io, un segreto. Non dovrei dirti le mie preferenze, ma questa mi ha colpito tantissimo. Ok, allora. Con un'alternativa
come con il vestito. A differenza della precedente, arriva a metà polpaccio, l'altra arrivava fino a terra. È particolare perché è ampia e qua invece nella parte della vita, perché rimane abitata, è un po' più stretta. Che non sono pois, ma è un plumetì appunto, ma sono floccati in velluto su una base tulle molto molto morbida e contrasta la sua trasparenza, davvero molto chic, con la fodera totalmente coperta. Abbiamo sempre la nostra zip invisibile, molto discreta. Ecco, un capo del genere abbinato con una t-shirt bianca, una canotta bianca e degli anfibi cambia completamente lo stile del look, mentre con una ballerina, un tacco, diventa molto elegante. Un po' stuzzicato l'immaginazione, vero? Stai già pensando a come abbinarlo. Che dici? Bene. Allora, per non confonderti troppo le idee, ti propongo un ultimo capo. E qui torniamo sulle nostre amate paillette. Guarda che luce, guarda che luce, che luce, che luce che fa. È un tubino in paillette con questo spacco laterale non troppo alto, arriva più o meno alla coscia ginocchio, mi confondevo con un altro modello, scusa, questo non rimane uno spacco sopra il ginocchio, rimane sotto, perché comunque è, vedi, hai ancora tutto questo pezzo e poi va portato a vita alta, quindi è molto discreta e poi è nera. In questo caso è molto chic perché con un maglioncino come questo a manica corta panna è meravigliosa, super super elegante. Con una ballerina o una décolleté diventa davvero preziosa ed esalta l'eleganza e la femminilità. Io dico sempre un look pulito. Più ti si addice.
Essere valorizzato va portato con naturalezza, deve farvi sentire a vostro agio. Okay. Perfetto, allora, visto che sei indecisa, vuoi prendere tre look? Molto bene. Ok, lacone e paillette, lo sapevo. La tua. Diverse in base a come quel giorno ti potrai sentire. E poi, ovviamente,